La sport management rispetta il pronostico nettamente sbilanciato in suo favore e regola senza troppi problemi una Noto Catania per certi versi più lucida della settimana precedente a Roma. La prima frazione va in archivio con i Bustocchi in vantaggio per 1-0. I padroni di casa prendono il largo senza fretta nel secondo parziale, dapprima con Luongo su rigore e di somma prima della rete etnea di Buzdovacic, poi con la doppietta di Alesiani e il timbro di Drasovic, inframmezzati dall'acuto catanese di Scebba per il 6-2 al cambio vasca. Il terzo tempo è interamente di marca Bustocca. Gli uomini di coach Baldinetti scavano il solco decisivo con il 4-0 di frazione firmato da Bruni, Mirarchi, Luongo e Alesiani per il 10-2 alla penultima sirena. Nell'ultimo parziale la Noto Catania graffia per prima con Kačar, che sfrutta una superiorità numerica, ma la sport management non si concede pause e aumenta ancora il gap con un rigore trasformato da Drasovic e le reti di Damonte e di Somma che chiudono il tabellino sul 13-3 finale. Sconfitta prevedibile quella degli etnei, che rimangono penultimi in classifica a 10 punti e beneficiano del turno interlocutorio che ha visto gli stop di quasi tutte le rivali dirette per la salvezza, ad eccezione della Canottieri Napoli impostasi in casa sulla sorpresa quinto. Gli etnei adesso dovranno stringere i denti ancora per un altro turno. Sabato alla Scuderia infatti arriverà la Prorecco, pluricampione d'Italia, altra gara di sofferenza prima della fondamentale trasferta in casa della Pallanuoto Trieste, che molto potrà dire sulla corsa salvezza dei rossazzurri.